Perché soltanto parlando di qualcosa che c'è di voi, finalmente scoprite quanto piccoli siano i vostri problemi, quanto insignificanti siano. Naturalmente io so che subito la mente obietta perché dice, beh, ma il problema che mi definisce è la questione che ho aperta che mi definisce. Sì, finché date significato a ciò che si presenta alla luce del già noto, del già conosciuto, vecchio discorso, vi ricordate? Cioè del vostro passato, magari rivisitato, magari rimesso in discussione, ma che è sempre vostro, 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 utile a voi in una maniera o in un'altra, o dannoso per voi. Quando un passato voi lo ripetete, voi lo ritenete, come dire, imprigionante, voi non è sempre utile a voi, nel senso che mette sempre in campo voi e vi fa costruire su quel passato tutta una serie di giudizi, di pesantezze che ritornano in campo, si ripresentano di fronte al nuovo che si presenta, lo interpretano già alla luce di tutto questo. Ma se questo è vero, allora vuol dire che in ogni caso, qualsiasi sia il giudizio che voi date sul vostro passato e sul vostro futuro, è già premio del noto. E quindi è già premio di una cosa fondamentale, cioè di tutto ciò che siete andati costruendo, decostruendo, ricostruendo proprio sulla vostra vita, continuando a vedere, a porre al centro la vostra vita, non la vita, la vostra vita, attenzione. È sbagliato? No, torno a ripetere, ma la via della conoscenza a un certo punto vi leva questo scranno da sotto i piedi. E la smette di parlare di voi da questo punto di vista. Vuol dire che voi avete, come dire, voi direste risolto, tra virgolette, tutti i vostri problemi, o vi continuerete a tirarveli un po' dietro perché di nuovo pensate che la risoluzione dei problemi sia la questione centrale e non il dissolvere i problemi perché se faccio un passo più in là. Se il mio sguardo cade altrove, se finalmente si punta su altrove, comincio veramente a capire che pur essendoci ancora in me, come dire, dei pesi, delle insufficienze, sempre più è qualcos'altro che mi attrae, che non mi riguarda e non me che mi riguardo sempre. È chiaro quello che voglio dire?